La regina Elisabetta II ha continuato a vivere da sola al castello di Windsor dopo la morte del principe Filippo nell'aprile dello scorso anno. Camilla si è unita a un gruppo di reali donne soprannominate la Banda dei Quattro subito dopo la morte del principe Filippo per fornire compagnia e supporto alla regina, ha affermato la biografa reale Angela Levin. Nel suo libro appena pubblicato intitolato Camilla, duchessa di Cornovaglia, dall'emarginata alla futura regina consorte, l'autrice ha scritto, subito dopo la morte del principe Filippo, ciò che una volta sembrava impossibile divenne realtà. Camilla è stata scelta come una delle quattro donne che avrebbero cercato di aiutare la regina appena vedova a sentirsi meno sola. Sono stati chiamati da alcuni come la Banda dei Quattro o i Quattro Significativi. Riferendosi alla figura solitaria tagliata dalla regina Elisabetta II durante il funerale del duca di Edimburgo tenutosi nel mezzo delle restrizioni di blocco alla cappella di San Giorgio, la signora Levin ha continuato dicendo che non è stata una sorpresa. Sua Maestà ha riferito che ha accolto favorevolmente questa iniziativa. Ha scritto, Sua Maestà è ben nota per essere stoica, ma lo sguardo triste e vuoto nei suoi occhi è stato indimenticabile e non è stata una sorpresa che abbia accettato. Il suggerimento di una visita di turno per aiutarla a risollevarsi il morale. L'autrice ha sottolineato l'importanza dell'inclusione di Camilla in questo gruppo di donne estremamente amato dalla defunta sovrana, poiché segnala quanto il suo rapporto con la regina e il resto del Regno Unito si sia evoluto nel corso degli anni. La Levin ha scritto, portare a bordo Camilla, una donna che la regina si era rifiutata di vedere o di parlare per anni e che era stata accusata di aver rotto il matrimonio del principe Carlo con Diana, principessa del Galles, è stato un segno che la duchessa di Cornovaglia è sopravvissuta ai colpi di mattoni, agli ostacoli e agli insulti, e che finalmente la regina ha ammesso di apprezzare la sua compagnia e l'ha accettata per quello che è. Il principe Filippo, marito della regina da 73 anni, è morto il 9 aprile dello scorso anno al castello di Windsor.